Ciao ragazze, ciao a tutti. Allora, questo è il video della review Elf. Ho fatto un mese fa l'ordine, quindi mi è arrivato relativamente comunque subito, visto che non c'erano particolari promozioni. Ho fatto solo, mi sa, il dimezzamento delle spese di spedizione, quindi non era neanche troppo il periodo incasinato tra il compleanno della Elf e altre situazioni. Quindi ho la batteria molto molto scarica, quindi vediamo di arrivare fino alla fine del video. Mi sono tenuta il fogliettino con tutti i prezzi. Iniziamo con lo smalto. Nail Polish, questo è il colore chocolate, è un marrone. Devo ammettere che dura veramente tanto, ha una super copertura, si stende facilmente, è abbastanza liquido ma non acquoso, diciamo, è perfetto. Questo è venuto a costare 1,70 euro, decisamente consigliato. Mi piace tanto, dura tanto e quindi niente di male. Altra cosa, le ciglia finte. Ho comprato queste ciglia finte, sono le Natural Lash Kit. Ancora le provo, cioè me le sono messe solo così per prova, ma niente di che. Sono molto molto carine, le ho provate, sono flessibili, sono tranquille, c'è cioè la colla, arriva appunto in questa confezione, e queste le ho pagate 1,70 euro, anche queste qui. Sono veramente belle, piacciono molto. Prima o poi le proverò con un bel make-up. Poi ho preso i due pennelli, uno della linea studio e l'altro della linea normale. Allora, quello della linea studio è il Contour Brush, che è questo qui. Vi faccio vedere la grandezza con il mio dito. Vedete, non è grandissimo e quindi è molto molto bello. È bello, mi piace, fa il suo lavoro, è appunto un pennello a penna, molto molto funzionante, nel senso che funziona, ha delle setole morbide ma dure nel contempo per fare delle sfumature precise. Questo è venuto 4 euro, è della linea Elf Studio, vedete, questo è il suo astuccetto, il costo è 4 euro e veramente super super consigliato. Invece l'altro è della linea normale, l'ho pagato 1,70 euro, è questo qui ed è il eyeshadow brush, quello normale un po' diciamo piatto, vedete, bocicciottino per applicazioni così varie. L'unica pecca è che perde peli e quindi diciamo che se perde peli mentre stai facendo il tuo make-up sugli occhi, va a finire i peli dentro l'occhio, va a finire qualche pelo dell'occhio. Infatti a me è successo ed è una brutta sensazione, perché poi comunque sei truccata e stai lì, fai così, aiuto aiuto, però non puoi far scolare tutto, e è veramente una cosa che non può succedere, e a me invece succede. Continua a perdere peli, adesso proverò a lavarlo di nuovo e vediamo se continua a perdere peli. Sì, per 1,70 euro uno dice vabbè, alla fine, però non può perdere peli. Questo qui è il All Over Cover Stick. Il colore è Spice, viene in questa confezione qui, no? Mi sono lasciata il cartoncino per farvi vedere. Questo è il colore appunto Spice 3203. E faccio vedere, questo è il packaging, molto molto carino, è un correttore un po' più largo. E è molto compatto e quindi è un po' difficile da stendere, ma
voi scaldate un po', si scalda, vedete? Adesso non so come farvelo vedere, se si vede o no. Comunque, io ho preso questo colore perché dà un po' sul rossiccio e quindi per la mia carnagione va bene. Anche non rossiccio, va sull'arancione e per sotto le occhiaie, anche se insomma sul violaceo, sullo scuro va molto bene e copre perfettamente le E varie. questo È consigliato, vi ripeto, questo è Spice e questo qui l'ho pagato anche lui 1,70 euro. È super super consigliato per le macchiette e diciamo anche le occhiaie. Altra cosa, ecco qui il famoso eyeliner in gel. Questo è il packaging, molto molto carino. Si apre e c'è la cremina. In dotazione viene anche il suo pennellino, che devo dire è abbastanza utile. Io sto usando questo, mi ci trovo bene. Adesso vi faccio un po' vedere sulla mano, poi dipende quanto premete. Adesso io sto premendo abbastanza e è molto carino. Poi dipende, se lo prendete di qua fa una linea più sottile. Come vedete, dipende quanto premete sulla linea. Comunque è un bel nero, dura abbastanza, anzi, se non sbaglio è anche waterproof, se non sbaglio, quindi resistente all'acqua. Adesso non ricordo. Questo è venuto 4 euro. Poi l'ultima cosa che ho preso, io in tutto ho speso 26 euro. L'ultima cosa che ho preso è questa qui, Mineral Booster. Mineral Booster, Buster, come vedete? Mineral Booster, Buster, così legge, che so. E questo qui c'è scritto Sure. Non so se è il colore. Qui dice trasparente. È la confezione quella grande, pagata 5,80 euro. E ridà un po' sul rosa, perché il mio comunque sottotono è un po' cioè sul rosa, e quindi vedo che con una cifra che tende ad andare sul rosa, quando faccio le foto o anche comunque alla luce, prendo un colore diverso, più naturale, diciamo. Vedete, fatto così, uno con il pennello, va, è abbastanza di prodotto. Non so quant'è, un attimo. Eccola qui, questa è la scatoletta. E sì, il colore è share. Vedete share? Io e l'inglese siamo due cose diverse, si sa. E quant'è? Non lo dice. Dice dura 6 mesi e a me piace tanto. Ho sentito di alcune ragazze che non sono rimaste diciamo soddisfatte di questa cipria. Io mi ci sto trovando bene. Secondo me dipende anche molto dal sottotono, da come risponde la pelle, anche dal fondotinta magari. Io uso sia quello della Kiko compatto e un altro liquido della Maybelline. Io mi ci trovo bene con tutte e due, con questa cipria. E niente, questo è tutto. Per qualsiasi altra cosa, come sempre, scrivetemi qua sotto o sul canale.
Ma mi mando tanti baci e niente, al prossimo video. Ciao!